Elezioni primarie del Partito Democratico. Bonaccini accolto a Pesaro da 250 persone. Mai più candidati scelti in una stanza a Roma e non attraverso il consenso dei nostri elettori. Se vinco, ha detto, il PD sarà più popolare. Allagamenti, erosione della costa, scuole e piste ciclopedonali a Mondolfo, previste opere pubbliche per 10 milioni di euro. Partita la campagna crowdfunding per il primo racing team animalista. Si raccolgono fondi per un nuovo furgone e uno stand. Obiettivo: soccorrere gli animali in difficoltà. Buon cibo, divertimento e solidarietà. La Cena Grassa ha dato il via alle iniziative del Carnevale di Fano. Il ricavato devoluto all'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Roberto Casini regala una canzone al Carnevale di Fano. Tra poco in studio Daniele Carboni e in collegamento dalla Repubblica Ceca Davide Mattioli, scelto dalla carnevalesca e dal compositore per cantare il nuovo brano. Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione locale. In primo piano la politica con la tappa a Pesaro di Bonaccini in corsa alla segreteria PD. Secondo Ricci il candidato più forte e autorevole per guidare il partito. Un partito che per Bonaccini va riformato a cominciare dalle primarie e da una classe dirigente che sia di più nei territori a contatto con la gente. Il nuovo Partito Democratico dovrà essere presente in tutti i luoghi dove ci si batte per il lavoro. Lo ha ribadito il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ieri nelle Marche, per lanciare la corsa alla segreteria nazionale. Il candidato ha fatto tappa a Camerino e Muccia, nel cratere sismico, tra chi fa impresa nonostante le difficoltà, poi a Iesi, tra i lavoratori in lotta per difendere il posto di lavoro, infine ad Ancona e Pesaro, per costruire, insieme alla gente, il PD del futuro. A suo fianco tanti sindaci e amministratori locali e regionali. Tante donne, uomini, ragazze e ragazzi che una volta che li fai misurare col consenso degli elettori, delle loro comunità, trovano consenso e voti anche laddove la stessa platea elettorale, quando ci deve scegliere a Roma, non ci vota. Quindi vuol dire che c'è una classe dirigente già pronta per essere in parte anche chiamata alla guida del partito. Poi ripeto, non bastano loro, però nessun altro partito ha un numero così rilevante di amministratori che, se sono lì, è perché hanno vinto le elezioni non facendosi nominare ma mettendoci la faccia e prendendo i voti dei cittadini. Ad attenderlo ieri nella sala congressi dell'Hotel Baia Flaminia Pesaro, decine di attivisti, militanti e simpatizzanti. Presente anche l'ex deputata Dem Alessia Morani. Diversi i temi trattati, come il salario minimo, la sanità e l'ambiente, ma anche la rivoluzione ritenuta necessaria per rinnovare il PD a partire dalla classe dirigente. Ci sono tantissime federazioni in giro per l'Italia commissariate, il che non va bene. Cioè, noi abbiamo bisogno di un partito che funzioni regolarmente, al di là dei commissari, che possono esserci in casi eccezionali, no? Dove l'eccezione conferma la regola. Però ripeto, io adesso faccio questa corsa insieme ad Elly Schlein, Paolo De Micheli e Gianni Cuperlo, per vedere chi riuscirà a guidare questo partito. Speriamo e cerchiamo di portare più gente possibile in un momento non propriamente favorevole per noi dopo la sconfitta elettorale alle primarie. Sarà un'altra grande festa della democrazia, cosa che facciamo solo noi, non gli altri partiti, però indubbiamente il giorno dopo, se divento segretario, un po' di cose le dobbiamo cambiare. Mai più 6 mesi per fare un congresso, che sembriamo marziani rispetto alla gente normale. Mai più candidati scelti in 4 magari a Roma in una stanza e non attraverso il consenso dei nostri elettori. Quindi, se non cambia questa legge elettorale, io la prossima volta, se sono segretario, utilizzeremo lo strumento delle primarie affinché nei territori si scelga chi si candida in Parlamento, così se sbagliamo sbaglieremo tutti insieme e non in pochi da soli. Voglio un Partito Democratico che torni di più nei luoghi dove la gente vive, lavora, studia, perché da lì siamo andati un po' via. Insomma, un PD, come dico nello slogan, più popolare, mai populista, ma molto più popolare. Grazie. Il 26 febbraio dobbiamo ripartire, ha poi dichiarato il sindaco Matteo Ricci. Dobbiamo rappresentare chi soffre, chi lavora, chi si batte per salvare il pianeta e per una qualità della vita migliore. Oggi è una giornata importante di mobilitazione, abbiamo bisogno di creare il massimo entusiasmo possibile in un momento molto difficile politicamente.
Il PD è sotto attacco, reduce da una sconfitta elettorale storica e quindi dobbiamo rialzarci, basta leccarsi le ferite, abbiamo bisogno di rimettere in campo energia, abbiamo bisogno di dare una guida solida a questo partito perché c'è da ricostruire, c'è da cambiare molto e c'è bisogno di una guida autorevole come quella di Stefano Bonaccini. Io ho cercato di mettere a disposizione sua il percorso che ho fatto in questi mesi, 10 idee, alcune di queste sono state riprese da proprio in questi giorni, il tema del salario minimo come battaglia da fare, come elemento che ci contraddistingua come forza del riscatto sociale, e sono convinto che da questo territorio arriverà un grande sostegno a Bonaccini per ripartire. È importante andare ai circoli per gli iscritti, ma è importante in particolar modo il 26 di febbraio andare in tanti a votare, perché il 26 si riparte e con Bonaccini si riparte con una guida solida, sicura, in grado di rimettere in moto il PD e la principale forza progressista del nostro paese. Una linea temporalesca ha colpito le Marche, in particolare la provincia di Pesaro Urbino, causando episodi di graupel, come mostrano le foto e i video che ci hanno inviato i telespettatori da Fano, Pesaro, Colli al Metauro. Quest'ultimo fenomeno riguarda la neve tonda o, come la definiscono gli esperti, graupel, cioè una precipitazione solida costituita da palline di ghiaccio bianche e opache che la maggior parte delle volte si verifica durante un temporale invernale. A differenza della grandine, non perde mai la sua struttura primordiale di fiocco di neve. Per questo è leggero, contiene molta aria, mentre la grandine è solo acqua che congela. Invece il Monte Nerone è stato ricoperto dalla coltre bianca, come vedete in questa immagine catturata dalla webcam. Vi ricordo che rimane valida fino alla mezzanotte l'allerta meteo di livello giallo diramata dalla Protezione Civile Regionale. Ci spostiamo ora nel comune di Mondolfo, dove il sindaco Nicola Barbieri ha annunciato un anno di grandi opere. Ammontano a 10 milioni di euro gli investimenti previsti per il 2023 nel comune di Mondolfo. Diversi settori coinvolti, dagli istituti scolastici alla viabilità, dal rischio idrogeologico alla difesa della costa, fino alla mobilità sostenibile. A scendere nei dettagli il sindaco Nicola Barbieri. Per quanto riguarda le scuole, sono in fase di... concluderemo nel 2003 i lavori di adeguamento sismico della scuola media Fermi, e poi proseguiremo con altri interventi di riqualificazione nelle scuole, faremo interventi alla scuola materna campus e anche alla scuola elementare campus, e inoltre come amministrazione comunale abbiamo ottenuto un importante finanziamento di 1.800.000 euro circa per un nuovo asilo nido a Centocroci con il piano nazionale di ripresa e resilienza, e quindi sarà un intervento che partirà proprio nel 2023. Sul fronte della viabilità invece inizieranno i lavori di ANAS attesi da tempo dai cittadini per la rotatoria in sostituzione del semaforo tra la statale Adriatica e la 424 della Valcesano, costo dell'intervento 475.000 euro. Inoltre, per ridurre il rischio idrogeologico, proseguono i lavori per il nuovo canale di raccolta delle acque meteoriche. Ora siamo sulla zona mare, poi il cantiere andrà nei prossimi mesi a monte e quindi interverremo su via Corfù, via Martini e su via Betti e anche su via Ferrari, quindi un intervento che ci permetterà di ridurre il rischio allagamenti. Per quanto riguarda la difesa della costa, interverremo con il potenziamento delle scogliere, soprattutto nella zona centrale di Marotta, che necessita appunto di manutenzione, di una maggiore difesa. Per quanto riguarda invece la mobilità sostenibile, sono diversi gli interventi perché sono in fase di conclusione i lavori del collegamento ciclopedonale che collega la nuova pista ciclabile di Piano Marina con via 25 Aprile e via Primo Maggio, e poi partiremo anche con l'intervento, abbiamo approvato in giunta comunale da poco il progetto della ciclopedonale che collega Centocroce a San Gervasio. Ma non ci fermiamo qui, ha assicurato Barbieri, perché stiamo lavorando, ha detto, anche ad altri progetti. Abbiamo due obiettivi importanti: uno è la riqualificazione del lungomare sud. In questi anni abbiamo riqualificato quasi tutto il lungomare, l'ultimo tassello che manca è il lungomare sud, in particolar modo ci concentreremo dal sottopasso Togliatti alle Vele, e quindi con la progettazione.
Ed inoltre stiamo portando avanti anche la progettazione della riqualificazione del campo sportivo del Marotta, che necessita di manutenzione straordinaria. Quindi questi progetti poi serviranno appunto dei finanziamenti, cercheremo di finanziarli anche nel bilancio di previsione che approveremo a breve in Consiglio Comunale. Noi siamo d'accordo a potenziare il servizio della Potest di Fanno e ci stiamo lavorando. Il problema è che esiste un tetto di spesa per il personale e l'attivazione di una seconda ambulanza H24 richiede, oltre a 4 infermieri, anche la presenza di 4 autisti che avremo la necessità di assumere. Lo spiega l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini in merito all'interrogazione della consigliera 5 Stelle Marta Ruggeri, che con un atto ispettivo chiedeva di attivarsi per potenziare la postazione Potest 118, che di giorno è dotata di 2 ambulanze, mentre di notte ne ha solo una. In questa fase, ha aggiunto l'assessore, ci stiamo concentrando sulle liste di attesa, ma questo non significa che la seconda ambulanza non sia tra le nostre priorità. Cambiamo argomento. Giacomo Lucchetti, campione di motociclismo, ha lanciato una raccolta fondi per aiutare la struttura tecnica di Cuori in Corsa, il primo motoclub animalista d'Italia. L'obiettivo è quello di arrivare alla cifra di 67.000 euro per acquistare un furgone e uno stand necessari ad aiutare gli animali in difficoltà. Non tutti gli angeli hanno le ali, alcuni hanno una moto. Ma indipendentemente da come si presentino, il loro compito è lo stesso, aiutare. Quello dei Cuori in Corsa è un progetto dallo spirito nobile e dall'animo generoso, nato per combattere la sofferenza di ogni essere vivente. Un obiettivo importante da raggiungere, ma non impossibile. La realizzazione del primo racing team animalista d'Italia, che unisce la passione per le moto al mondo della solidarietà e del bisogno degli animali. Sabato mattina è stata presentata, all'interno di una conferenza stampa tenutasi nella splendida Villa Miralfiore di Pesaro, la prima campagna di raccolta fondi a sostegno del mondo animale. Un progetto dal forte impatto emozionale che è un testimonial d'eccezione. Il pilota pesarese specialista della classe 250 Grand Prix, Giacomo Lucchetti, animalista convinto, che da anni si batte sfruttando la visibilità dello sport per la difesa dei diritti degli animali. È una campagna che oggi sarà presentata, partirà ufficialmente mercoledì 18 gennaio proprio in Piazza del Popolo a Pesaro con un flash mob con tutti i cagnolini sulla nostra moto su Carena Randagia e finirà, in pratica terminerà il 28 di febbraio. Questa campagna servirà poi per riuscire a raggiungere quel goal a livello economico per riuscire a costruire questa struttura come primo racing team animalista d'Italia. 40 giorni di pubblicità, di campagna di divulgazione e sensibilizzazione, accompagnato dalla sua immancabile cagnolina Juliet, per raggiungere il primo ambizioso obiettivo di 67.000 euro. Molto ambizioso, perché dall'acquisto del furgone all'acquisto della struttura che verrà sarà sempre presente durante le campagne di sensibilizzazione, le raccolte alimentari, fino ad una nuova moto su cui posizionare tutte le campagne di sensibilizzazione in tutti i circuiti in cui andremo a correre. Quindi portare l'attenzione di tanti appassionati di moto verso una tematica animalista che oggi come oggi purtroppo segna ancora dei numeri disastrosi, specialmente purtroppo al sud Italia. Sono state oltre 50 le missioni di soccorso che abbiamo svolto fino ad oggi e purtroppo, ecco, se le amministrazioni locali non si sveglieranno, purtroppo questa tematica difficilmente andrà a spegnersi. Una raccolta fondi rivolta agli amici più indifesi, vittime di storie tristi quali abbandono o calamità. Eventi che purtroppo, benché odiati da molti, sono ancora abbastanza diffusi, rappresentando un problema sociale e sanitario. Da martedì 17 gennaio sarà online il nostro nuovo sito, dove ci saranno tutti i riferimenti per le varie donazioni. La campagna crowdfunding verrà effettuata sulla piattaforma Eppela, poi si trova subito la campagna di Cuori in Corsa e da lì in pratica poi noi chiaramente divulgheremo il link per andare direttamente sulla possibilità, insomma, di poter donare. Una formula unica che unisce due mondi apparentemente distanti, ma che insieme rappresentano una forza e una speranza per un futuro migliore. È stata la cena grassa ad aprire ieri sera le iniziative dedicate al carnevale. Il ricavato dell'evento sarà devoluto all'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, sezione di Pesaro Urbino. Allora, cena grassa di beneficenza in cui si dà inizio al carnevale, un'ottima partenza.
sì, si parte alla grande. Ringrazio Luca per la collaborazione, perché ha messo a disposizione il suo locale, il Mediterraneo, un bellissimo locale dove faremo tutte le feste di carnevale. Quindi io penso che verrà un bellissimo carnevale, non mancate, mi raccomando, 5, 12 e 19 febbraio, e a tutti gli appuntamenti qui. Vogliamo ricordare come ci si può tesserare? Certo, ci si può tesserare tramite il sito dell'ente carnevalesca. Tesseratevi, perché tesserandosi si aiuta il carnevale, si diventa soci e quindi si può anche partecipare all'organizzazione del carnevale. Are made of this. Who am I to deserve it? Antonio, lei oggi ha dimostrato che per fare le cose non serve la vista spesso, ma serve il cuore. Ma lo approvo a pieno regime, perché comunque non bisogna vedere per guardare lontano, questo è il mio motto. Basta cucinare con amore, passione e fantasia, che sono gli ingredienti fondamentali per un'ottima cucina. Ma noi qui stiamo oggi a ringraziare noi, tutti i commensali che hanno prestato il loro palato per le nostre specialità, e speriamo che abbiamo trasmesso quello che noi sappiamo fare. A che cosa si imbrinda in questo tavolo? Innanzitutto alla beneficenza, esatto, ecco. Quindi il tema della serata per noi è importante, perciò siamo qui. E poi soprattutto alla futura sposa. Quindi doppio evento si festeggia stasera. Esatto. Ma voi parteciperete al carnevale, siete già pronte per partecipare? Questo è l'inizio di una delle tante serate. Io e lei soprattutto. Avete già fatto la tessera? Tessera la faremo, sì. Lo dobbiamo fare ancora, siamo in ritardo forse. Siete di Fano? Sì. Tutti gli anni quindi partecipate, a parte questi due anni di Covid, partecipate sempre al carnevale? È un rito, sempre. E se c'è la luna piena, tu diventi candida. Quindi c'è il carnevale! E tutte le interviste che ha realizzato Cristiana Guerra le manderemo in onda domani sera subito dopo il telegiornale. Ma continuiamo a parlare del Carnevale di Fano, perché oggi è stata resa nota una bella notizia. Roberto Casini, autore e compositore che collabora con Vasco Rossi, ha deciso di scrivere una canzone proprio per il Carnevale di Fano. E a dare il via a questa idea è stato Daniele Carboni, che è qui al mio fianco. Lo presento, buonasera, buonasera, ben arrivato nei nostri buonasera. Studi. Daniele, che è il direttore organizzativo dell'ente carnevalesca. Ecco, lei è in contatto con artisti nazionali e internazionali. Come è nata questa collaborazione? Sì, diciamo che Roberto l'ho conosciuto proprio qua a Fano, guarda caso durante il carnevale del 2020, tramite amici comuni, Paolo Palazzi, voglio ricordarlo questo, che me l'ha presentato a un ristorante qua di Fano, e da lì è nata una collaborazione, abbiamo fatto tante cose insieme, la passione per la musica insomma ci lega. Abbiamo anche delle foto, una con Vasco Rossi, e vediamo anche in mano la tessera della carnevalesca. Quando vi siete incontrati? Ci siamo incontrati qualche mese fa, con l'esattezza, nel senso che tramite, ripeto, degli amici molto vicini a Vasco sono riuscito a raggiungerlo. E nell'occasione gli volevo parlare di due progetti sostanzialmente, uno del Museo della Batteria, chiaramente, che vedete al cappellino che porta in testa, e la maglietta che poi mi ha autografato, chiaramente con tanta gioia mia, e poi chiaramente del Carnevale di Fano, che lui, Fano la conosce molto bene ed è anche, diciamo, legato, tra virgolette, perché comunque negli anni 80 ci fece un gran bel concerto nel nostro stadio, mi ha ricordato appunto quei momenti. E per l'occasione appunto gli ho detto, posso farle la tessera della carnevalesca, del Carnevale di Fano? Sarà una delle ultime, perché poi partiamo con l'anno nuovo, con il nuovo tesseramento. E lui, con mio stupore, chiaramente ha accettato e si è prestato anche per posare con la foto con la tessera in mano. Quindi è stato molto molto carino sotto questi aspetti. Passiamo invece alla canzone. Come si intitola e di che cosa parla? Allora, la canzone si intitola Amami. È una canzone che parla appunto di carnevale. Roberto è stato molto molto bravo nella scrittura di questo brano, che tra l'altro è un brano che può diventare veramente una hit nazionale. Perché? Perché parla sì di carnevale, però non è centrato proprio su Fano. Chiaro che Fano si capisce, perché poi parlerà di caramelle, parla insomma di aspetti del nostro carnevale. Però è una canzone che non si ferma, diciamo, nelle nostre quattro mura. È una canzone che ha delle prospettive insomma interessanti. E a cantarla sarà il faniese Davide Mattioli, che noi abbiamo in collegamento direttamente dalla Repubblica Ceca.
Ciao Davide. Ecco, visto il rapporto familiare, continuiamo a darci del tu. Intanto ti chiedo come stai? Allora, sto molto bene, come vedi sono qui nella mia casina. Saluto tutti, saluto, ciao ragazzi, ciao Paolo TV, ciao Lele. Ciao, ciao, ciao Davide. E ricordiamo Davide emigrato in Repubblica Ceca, dove è una star nazionale. Abbiamo alcune foto che riguardano diversi tuoi concerti, ci sono delle fotografie con Drupi, con Ricche Poveri, anche con lo stesso Casini. Ecco, sei in contatto con lui? Allora, chiaramente faccio una piccola prefazione, perché quando poi mi ha chiamato Lele per dirmi, annunciarmi di questa cosa, io ho detto bene, con chi sono gli altri cantanti? Pensavo che era un progetto veramente con i fanesi, cantanti, fanesi, colleghi, amici, ma quando metto che la cantavo da solo, io veramente, è un'emozione unica, perché comunque, una, perché sono un fanese e lo porto in tutti i posti dove posso, ma la seconda cosa perché è scritta da Roberto Casini e che ha scelto assieme a Lele di farla cantare a me, quindi è una cosa pazzesca. Ecco, quando andrai a registrare il pezzo? Allora, il pezzo lo registro questo weekend, quindi venerdì e sabato sono a Bologna, quindi Lele ci vede a Bologna sabato. Sarete insieme logicamente per questa avventura. Seguirò anch'io la registrazione. Assolutamente, voglio il supporto che è chiaramente morale, ma soprattutto professionale di Lele e di Roberto, quindi da solo non me la sentirei, quindi sono molto felice innanzitutto di abbracciarli, e poi seconda cosa perché comunque è importante che ci sono. Ecco, non perdi occasione per tornare nella tua amata Fano, ti ritroveremo anche in Viale Gramsci durante le Domeniche del Carnevale? In diretta con Fano TV sicuro, purtroppo no. Sarà difficile in quei giorni. Comunque il brano debutterà il 5. Chi mi risponde? Lele? Quando lo facciamo debuttare il brano? Allora, il brano sì, debutterà la prima domenica. Probabilmente la prima domenica, ma forse anche qualche giorno prima. Adesso ci organizziamo con Davide, con Roberto e soprattutto con l'ente carnevalesca per vedere qual sarà il momento del lancio. Però ripeto, ecco, durante il carnevale è una canzone molto allegra, una canzone che rimane subito orecchiabile. Io da quando l'ho ascoltata la canto sempre in macchina, quindi, e anche mia moglie, quindi voglio dire, è una canzone che entra. È molto bella Davide, bella. Preparati perché probabilmente farai un salto di qualità anche qua in Italia. Ecco, a proposito, ne approfitto Davide, tra poco festeggi anche i 25 anni in Repubblica Ceca, qualche progetto per rientrare in Italia invece? Sì. Guarda, l'11 febbraio è proprio il 25esimo anno di Repubblica Ceca, infatti colgo anche l'occasione, lo dico in ceco, Zdravim Cikni, Česká Republika, miluju vás, Česká a Slovenská Repubblica, quindi un saluto perché sicuramente ci staranno seguendo anche dalla Repubblica Ceca in questo momento. Tramite un link che abbiamo inviato, quindi sì, un saluto anche da parte nostra, in bocca al lupo per questo nuovo progetto e grazie per la vostra presenza. Grazie. Grazie ancora grazie, Davide. Grazie di cuore, un abbraccio. Ciao a Davide Mattioli, ciao Davide, grazie. Ciao Lele, ci vediamo sabato, ciao. Ciao ragazzi. Anche al direttore organizzativo. Prima di salutarvi vi annuncio che lunedì sera sarà ospite a Primo Cittadino in diretta su Fano TV il sindaco di Cagli, Alberto Alessandri. In questo cartello vedete tutti i numeri di telefono per intervenire in diretta, subito dopo di noi, le previsioni del tempo e poi le programmazioni di Fano TV. Domani mattina invece alle 7 torna in diretta la rassegna stampa insieme a Massimo Foghetti. Buona serata a tutti. We'll be right back.